Ciao bambini e bambine, sono Francesca Coppolecchia del Circolo Lab Molfetta e per il progetto Leggere Forte vi leggerò il primo capitolo del libro Il volo di Nora. Autrice Paola Caridi, illustrazioni Maria Teresa De Palma, edizioni Terra Santa. Prima o poi me li dovrò tingere. Abu Elias va molto orgoglioso dei suoi baffi. Li cura con attenzione sin da quando era ragazzino e ora che si è fatto vecchio non si dà pace per i peli bianchi che il passare degli anni ha portato con sé. I suoi baffi sono sempre stati lunghi, spessi, ispidi e neri. I mustacchi partono appena sotto le narici e arrivano a sfiorare il labbro superiore di Abu Elias, il più famoso cantastorie di Gerusalemme. Nessuno tra i vecchi vicoli della città si ricorda la sua faccia completamente rasata. E la sua faccia, dall'altra parte, non avrebbe nulla di particolare, se non per quei baffi che sono simili a un paio di virgole sopra la bocca. Di fronte al piccolo specchio scrostato sopra il lavandino, Abu Elias osserva i peli dei suoi baffi uno ad uno, spostandoli gentilmente col pettine di osso che gli hanno regalato un Natale di tanto tempo prima. Nascosta dietro la porta socchiusa del bagno, Nora sbircia lo zio, prendersi cura dei suoi baffi e lo ascolta parlare con l'altro Abu Elias dentro lo specchio, fino a che il cantastoria non si accorge della sua presenza. Nora, ti pare moto? Cosa fai lì dietro? Mi spii? E con un colpo secco le chiude la porta in faccia. Maleducata e pertinente, ma stasera gli ne canto quattro. A sua madre prima di tutto, e poi alla piccola Nora. Nora è particolarmente attratta dai baffi di Abu Elias, soprattutto quando il vecchio zio, il fratello di suo nonno, si appisola. Il suo corpo si solleva al ritmo del respiro ormai appesantito. E così fanno anche i baffi, su e giù, su e giù, su e giù.